Benvenuti in questo spazio di Radio Quarantena. Parliamo di sindacato, lotte e resistenze. Io sono Eliana Como, sindacalista, portavoce di Riconquistiamo Tutto, l'area di opposizione in CGL. Stamattina, davanti al Parlamento, CGL e Cislewill erano in presidio contro il governo Draghi. I sindacati confederali protestano. Contro la decisione fortemente voluta da Confindustria di non prorogare il blocco dei licenziamenti, che scarerà il 30 giugno 2021, e contro il decreto semplificazioni, con il quale una parte della maggioranza di governo vorrebbe apertamente liberalizzare più di quanto già non siano appalti e subappalti. Il presidio avviene in realtà dopo l'incontro di ieri tra Draghi e i sindacati, voluto in particolare dai ministri Orlando e Speranza, incontro al quale Draghi è arrivato con lo stralcio dal decreto semplificazioni della norma sul massimo ribasso quella più criticata dai sindacati che avrebbe consentito nelle gare pubbliche di affidare l'appalto alle aziende che avessero presentato il prezzo più conveniente con buona pace di salari, diritti e soprattutto sicurezza. Un parziale passo avanti, quindi, accolto positivamente dai tre sindacati, sa far dire anche perché con l'incontro di ieri hanno ottenuto quello che da tempo chiedono, cioè sedersi a un tavolo. La maggior parte dei nodi restano però irrisolti, non soltanto la scadenza del blocco dei licenziamenti, su cui con ogni evidenza CGL e Cisleville hanno puntato il tutto per tutto da un anno a questa parte e sul quale almeno la CGL sembra intenzionata ad andare avanti, ma soprattutto resta irrisolto il tema del piano nazionale, con il quale si definiscono le risorse per la ripresa e lo sviluppo del Paese per i prossimi sei anni, il tema della sicurezza sui posti di lavoro, nonché quello delle pensioni, con quota 100 che scade a fine 2021 e la prospettiva di tornare a sessantasette anni e sette mesi a partire dal primo gennaio. Il presidio di stamattina, annunciato nei giorni scorsi dai giornali con titoli antisonanti come l'ira dei sindacati, sindacati a testa bassa contro il governo, pericolo, esplosione sociale e via dicendo, erano in realtà un ordinario presidio di rappresentanza e non qualunque venerdì senza sciopero, con un po' di apparato burocratico dei tre sindacati, tante bandiere, parecchi giornalisti e qualche delegato pochi davvero, va detto. Insomma, meno che il minimo sindacale. Benvenga, certamente, se ha comunque determinato l'incontro di ieri lo stralcio della norma al massimo ribasso negli appalti pubblici. Mi resta però qualche dubbio. Ammesso e non concesso che lo stralcio sia davvero effetto della proclamazione di un più o meno innocuo presidio sotto il Parlamento e di qualche dichiarazione stampa più battagliera e non invece una mossa politica più o meno già preventivata, possibile che i tre sindacati non usino sino La loro capacità di mobilitazione per ottenere davvero qualcosa in più, cioè e se ci mobilitassimo per davvero e non per finta? Sbarra, il neoeletto segretario della Cisli, in ogni caso è stato chiaro. Intervistato proprio oggi dalla stampa, dice: Rischiamo lo tsunami sociale, ma non è il momento per lo sciopero generale. Un segnale esplicito per la Cisli: il massimo della mobilitazione possibile è il presidio di oggi, tutto al più saranno disponibili in Immagino una di quelle grandi campagne di assemblee che si evocano sempre in questi casi, tanto per dire qualcosa salvo poi non fare mezza assemblea. D'altra parte che gli vai a dire in assemblea ai lavoratori e alle lavoratrici se non hai una prospettiva di mobilitazione e non hai in tasca la risposta alla domanda più banale che ti verrà fatta. E quindi, tu sindacato, cosa proponi? Se la CISL ha già detto che non ci sta lo sciopero generale. Sarà la CGL a proseguire la mobilitazione e dare continuità al presidio di oggi? lo vedremo. Se anche fosse, cosa comunque tutta da verificare, mi aspetto nella più classica delle tradizioni una bella manifestazione di sabato, più che un vero sciopero generale, meglio di niente, ma sempre e solo il minimo sindacale, con qualche sciopero forse quella a macchia di leopardo nelle categorie, come sta accadendo sul tema della sicurezza. Ogni tanto qualche intervista più dura su stampa e televisione, tanto per ricordare al paese della propria esistenza, ma non molto di più. Si dice Tanto tuono che piove, in questo caso però tuona un po', ma non piove mai. Anche perché non è che si capisca tanto bene qual è l'obiettivo. In campo in questo momento ci sono risorse enormi, quelle del Piano nazionale è un dato di fatto, anche se sono risorse a debito che quindi rischiamo di ripagare noi negli anni a venire. In ogni caso, per decenni ci hanno raccontato che non c'erano risorse. Ora si scopre che ci sono e come, ma sono spartite in un piano che ne destina la stragrande maggioranza a mercato, competitività, imprese e grandi opere, dove anche temi importanti come la transizione energetica e la digitalizzazione sono interamente pensati in funzione delle imprese e del mercato persino il ruolo del settore pubblico di scuola e università sono funzionali al sistema della competizione dove la sanità è l'ultima delle voci di spesa non si affronta il tema delle pensioni né degli investimenti e dei controlli per la sicurezza sui posti di lavoro tantomeno il salario e la riduzione dell'orario di lavoro. I temi per una mobilitazione e per lo sciopero generale, insomma, ci sarebbero proprio tutti e anche di più. Può essere che scontiamo ancora il fatto di essere stati incautamente e incredibilmente teneri partendo con il piede sbagliato, con la CGL che tre mesi fa si complimentava con Draghi perché avrebbe aperto una nuova stagione di concertazione. Vi ricordate le dichiarazioni imbarazzanti di Landini sull'autorevolezza di Draghi e sul il fatto che ci avrebbe portato addirittura fuori dalla precarietà è forse un po' tardi accorgersi solo ora che il piano nazionale è invece è stato scritto in tutta fretta, senza confronto con le parti sociali e, cosa ancora più grave, senza una vera discussione in Parlamento tramite la legge delega. È tardi, soprattutto se sei in un cul de sac, con Cisle Will al traino, e la prima che ha già detto chiaramente che strada intende prendere. Insomma, bisognerebbe iniziare a dirsi seriamente una cosa. Seppure l'obiettivo fosse la concertazione, come direi è ovvio, per CGL e CISLEWILL piaccia o meno a quelli come me. Ma la condizione per ottenerla dovrebbe essere che il sindacato sia forte, cioè che il governo abbia interesse, magari meglio sarebbe necessità, di chiamare il sindacato al tavolo a discutere, per tenerlo a bata e controllare così la conflittualità nel Paese. Se invece passi meno di tre mesi dal lodare Draghi a scatenare la guerra sull'intervista eh, sull alla stampa, al presidio di apparato davanti al Parlamento. E forse una manifestazione di sabato in piazza della sola CGL dimostri che tu quella forza non ce l'hai. Può anche essere che il governo ti inviti al tavolo, ma per educazione, non per interesse. E da quel tavolo a te, o meglio al mondo del lavoro e allo Stato sociale, non arriverà che qualche briciola. Con il rischio, nel frattempo, di lasciare di nuovo alla Lega la partita della mobilitazione sul tema delle pensioni, che, non serve che lo dica, è quello tuttora più sentito dai lavoratori e dalle lavoratrici e che rappresenterebbe anche una soluzione, benché parziale, alla fine del blocco dei licenziamenti. Perché possiamo rimandare quanto vogliamo questa scadenza, e ora in realtà sembra che siamo davvero arrivati al capolinea, ma in ogni caso, quando finirà, ci cascherà addosso come un fiume in piena quando crolla la diga. Anche una riforma degli ammortizzatori sociali, che pur ad oggi non c'è, non basterà a farci da riparo. Ridurre l'età pensionabile servirebbe invece quello sì, a difendere l'occupazione, mandando in pensione prima chi ha già lavorato troppo e fare posto finalmente ai più giovani. Comunque, vedremo se la CGL deciderà di andare avanti da sola, bene, ce ne faremo una ragione che non ci sono Cisle Will anzi per me è meglio perché l'unità sindacale è importante ma trascinarsi a tutti i costi Cisle Will dove non vogliono significa nei fatti stare fermi, se andremo avanti ne sarò contenta, se arriveremo allo sciopero generale di certo sarò più contenta che non se ci limiteremo alla classica manifestazione di sabato non mi riterrò offesa, certo che no, lo prometto, se soltanto qualche settimana fa chiedere come ho Fatto la mobilitazione della CGL nel gruppo dirigente era quasi una bestemmia, mentre oggi è tutto sommato quasi normale. Sto da vent'anni ormai in questa organizzazione e ho imparato che tanto più quando navighi a vista, come in questo momento, due giorni prima eviti persino la parola sciopero, due giorni dopo non lo escludi, quattro giorni dopo ti ritrovi in piazza di sabato, sei giorni dopo chissà chi può dirlo. L'unica certezza è che nelle riunioni del gruppo dirigente la maggior parte degli interventi inizierà sempre e comunque con un sono d'accordo con la relazione del segretario generale, anche quando dice tutto il contrario di due giorni prima. Fedeli alla linea, anche quando la linea non c'è. Intanto, grazie di avermi ascoltata. L'appuntamento è al prossimo venerdì, sempre qui, su Radio Quarantena. Ciao ciao! Eh.